Finalmente siamo a casa. È grande, ancora non sono nemmeno convinto, però ora sì, sto iniziando a capirlo che siamo qui. È tutta un'altra cosa, sì. Siamo salvi. Mi dispiace per tutti quelli che sono rimasti là. Ho avvisato più persone possibile, però non c'era lo spazio e non tutti volevano andare via. Ci sono tanti italiani che mi contattano in continuazione, che contattano la Farnesina in continuazione, però per ora non c'è via per ora. La situazione a Kherson è peggiorata. C'è stata sempre la paura di sarebbe potuto succedere da qualsiasi cosa da un momento all'altro. Per fortuna eravamo abbastanza lontani dai bombardamenti, però non abbiamo dormito la notte. Dormivamo vestiti con la paura e dovevamo scappare il prima possibile. Il primo posto di blocco che ho visto ho detto non ci faranno passare, invece siamo andati tutti tranquilli. Sì, abbiamo fatto prima 6 ore da Kherson a Odessa e là eravamo spaventatissimi. Non si sapeva mai cosa poteva succedere. Posti di blocco, si creavano le code, era bruttissimo. Poi, meno male, c'era un amico mio, Artur, mi ha fatto alloggiare a casa sua a Odessa e grazie a Giada Droger di Agi mi ha contattato Simone Zazzera. Ha detto io ho bisogno di un passaggio alla frontiera, sto cercando il taxi. No, ti accompagno io. E mi ha accompagnato fino alla frontiera di Palanco, un'ora e mezza di strada. E poi da là è iniziato ad essere tutto in discesa. Da lì abbiamo preso l'autobus per andare in Romania, Uș. E un mio grande amico rumeno mi ha preso la frontiera rumeno-moldava e ci siamo andati a Bucarest a casa sua e oggi siamo partiti.